Ciao a tutti, sono Davide Caminati, mi occupo di ausili per disabili già da qualche anno e oggi volevo farvi vedere cosa abbiamo fatto per un bambino di Cesena, della zona da cui vengo io, e come FabLab abbiamo collaborato tutti quanti assieme per realizzare un ausilio che in commercio non esiste e che il padre ci ha espressamente richiesto per aiutarlo nella movimentazione in casa, per aiutare praticamente suo figlio a interagire meglio con le persone che stanno insieme a lui. L'ausilio si chiama MC1, qui è stato disegnato in 3D da alcuni ragazzi del FabLab. Si tratta fondamentalmente di un lettino dove Matteo sta sopra la parte di legno, ovviamente ci sono tutti i materassini, tutte le cose adatte per poter stare per molto tempo seduti, stesi, scusate. E questo progetto qui praticamente è la modifica di una prima invenzione di suo padre. L'esigenza di Matteo è questa qui. Matteo ha la SMA1, è una malattia che si potrebbe definire locked-in, nel senso che ti permette di muovere solamente gli occhi. È nato già così, quindi la sua vita è sempre stata con una comunicazione non verbale e solamente tramite gli occhi. I genitori ovviamente comprendono perfettamente tutto quello che suo figlio gli dice, anche semplicemente muovendo gli occhi, lui ha una gestualità con gli occhi molto raffinata e sono bravissimi i suoi genitori a riuscire a comprendere le sue esigenze. Però quando poi ci sono persone che invece non sono abituate a interfacciarsi con Matteo, la cosa diventa complicata perché lui ti vorrebbe dire delle cose e tu non sempre riesci a comprendere. Per cui si sta cercando di fare in modo che lui abbia una comunicazione con le persone intorno a lui sempre migliore, anche superando quelli che sono i limiti invece di quello che i medici e le infrastrutture in generale hanno come loro, potenzialità. Praticamente il problema principale di molte persone con malattie rare è quello che la medicina non è al passo con la tecnologia, per cui gli ausili che sono stati approvati dalle ASL come qualcosa che può essere finanziato, si rifanno a un elenco vecchio di 20 anni. Nel frattempo abbiamo avuto i tablet, abbiamo avuto computer portatili molto più performanti, e la computer vision ha fatto passi da gigante, però quello che un logopedista può prescrivere per una persona deve essere ricondotto a qualcosa che era già stato approvato 20 anni fa. Quindi di fatto non c'è molta innovazione per loro, semplicemente perché poi non ci sarebbe modo che l'azienda sanitaria passi il presidio medico. E quindi bisogna arrivare come maker a scavalcare questo bypass, a bypassare questo blocco e portare la tecnologia dove serve e dove è disponibile. Noi l'abbiamo fatto partendo da un lettino che aveva semplicemente 4 ruote, quindi era in tutto e per tutto equivalente a una barella, e in casa aveva difficoltà a muoversi semplicemente perché, essendo sempre collegato alla corrente elettrica per alimentare il respiratore e l'umidificatore e altri macchinari, si viaggiava sempre con una prolunga in giro per casa e ogni volta che ci si muoveva bisognava spesso scavalcare questa prolunga, quindi saltare con il carriolo sopra a dei fili che davano comunque fastidio. Abbiamo cercato di migliorare tutte queste criticità che c'erano, progettando qualcosa che avesse delle ruote da barella per poter scavalcare meglio i fili, qualcosa che si potesse sollevare più in alto o più in basso, semplicemente perché quando si è a tavola si sta più in alto perché si è seduti in alto e quindi Matteo sta più in alto per essere in contatto visivo con i genitori. Quando invece si è sul divano che si guarda un film, si è molto più in basso e si fa calare il pistone e si mantiene comunque il contatto visivo con Matteo. Quindi avevamo bisogno di qualcosa che si alzasse e si abbassasse e qualcosa che potesse traslare su se stesso senza necessariamente dover muovere le ruote sotto. Per cui questo
fa perno centrale e solamente la parte sopra si può girare, quindi si può fare in modo che Matteo guardi una persona lì o una persona là senza doversi curare delle prolunghe che ci sono sotto, semplicemente facendolo ruotare. Ve la ricordate, non avevamo bisogno particolarmente dell'immagine. Le cose tecniche iniziano adesso e non erano descritte nell'immagine. La challenge che abbiamo voluto fare è questa qui. Bellissima l'idea di semplificare queste cose qui, ma sono semplificazioni per le persone, per le infermiere che stanno con Matteo. Noi possiamo dare il comando a Matteo di questa cosa qui, quindi Matteo può volontariamente muoversi a destra o a sinistra, o ruotare su se stesso, quindi per guardare le persone che entrano nella stanza. Per cui se qualcuno entra in una stanza e Matteo stava guardando la madre, Matteo può con un gesto degli occhi far ruotare il sistema e guardare la persona che è appena entrata e che sta parlando. Questa è stata la challenge che abbiamo affrontato come Fab Lab e abbiamo innovato parecchio perché tutto quello che attualmente si basa sul riconoscimento oculare è qualcosa che è studiato semplicemente per essere usato di fronte a un monitor, di fronte a un computer e il puntatore oculare semplicemente riporta. Dove l'attenzione sta, dove si sta guardando con l'occhio, porta lì la freccetta del mouse, quindi fa corrispondere un movimento dell'occhio al movimento del mouse. Poi sul computer ci sono programmi particolari di composizione, dei comunicatori con la tastiera on screen e si scrive così. Però fuori da questo contesto di sono davanti al computer e sto scrivendo, nella vita normale il puntatore oculare è completamente inutile, anche i più costosi non si adattano alla vita normale perché all'accensione richiedono una taratura dove bisogna guardare dei punti specifici per far capire al puntatore oculare com'è girata la testa, qual è la luminosità e altri fattori, per cui sono inutili in mobilità. A noi serviva qualcosa che quindi il mercato non aveva ancora creato. Ho iniziato a fare la parte del puntatore oculare. E qui adesso vi racconto un po' la storia di questa cosa qui, anche perché penso che sia importante anche capire le dinamiche con cui si fanno questo tipo di dispositivi. Io inizialmente l'ho approcciato in maniera molto ingegneristica. Ho preso degli occhiali da sole, ho tolto una lente, ho preso una webcam, ho rimosso il filtro infrarossi dalla lente, alcune webcam lo permettono. Ho messo una corona di LED infrarossi tutto intorno alla telecamera in modo da sovrilluminare l'occhio e l'unica cosa che non veniva illuminata era la pupilla in quanto è un buco e quindi io facilmente con la telecamera andando a tracciare qual è l'oggetto più scuro, il centro dell'oggetto più scuro nell'immagine, avevo il centro esatto della pupilla e lavoravo da 2,5 cm di distanza, quindi ero a prova di bomba in un certo senso con tutta l'illuminazione che avevo, ero indipendente dalla luce ambientale e da tutto il resto. Ero soddisfattissimo di questa mia invenzione. Quando l'ho presentata ai genitori di Matteo, loro mi fanno: è bellissimo, ma sai, il nostro figlio ha già l'inalatore nel naso, è su un lettino. Se adesso tu mi dici che per usarlo dobbiamo mettere anche degli occhiali che sembra Robocop, gli altri bambini un po' si spaventano. E io lì mi sono reso conto che quello che era perfettamente funzionale per me non era per niente adatto a dove andava utilizzato, cioè non avevo avuto io la sensibilità di capire che in realtà il bambino comunque aveva una sua doveva comunque non essere troppo violentato da questa nuova tecnologia. Per cui abbiamo iniziato a ripensare la cosa e a come riuscire a lavorare a distanza. Distanza per me voleva dire circa 40 centimetri, in modo che non occludessi troppo la sua vista e comunque avesse anche modo l'infermiera comunque di aiutare Matteo intanto che lo accudiva. Lavorare da 40 cm di distanza vuol dire usare non più qualcosa che è fisso ed è già calibrato, ma dover in qualche modo leggere l'immagine della telecamera e quindi ho utilizzato la computer vision. Per computer vision mi riferisco a OpenCV, sono delle librerie. È un framework fatto dalla Intel tantissimi anni fa e che adesso sta andando molto di moda. Fra virgolette, è lo stesso sistema che si usa per
addestrare e guidare le macchine che guidano da sole. Cioè, ci sono le stesse basi concettuali di librerie che sono all'interno delle auto che si guidano da sole o che capiscono i cartelli. Quindi è qualcosa comunque che in questo momento sta veramente esplodendo. Per fortuna sta esplodendo perché stanno venendo fuori un tantissimo materiale adatto alla computer vision. La computer vision inizialmente l'avevo fatta così, telecamera a distanza, sempre con delle webcam, e in tutto il sistema ho usato una webcam da 30 euro e una UDO che costa un centinaio di euro come hardware. La telecamera stava lontano, abbiamo cambiato le ottiche, ci siamo avvicinati alla faccia. Riconoscimento della faccia, riconoscimento degli occhi, trovare qual è l'occhio predominante, quindi quello più facilmente visibile, e su quello lì guardare dov'è la pupilla, quindi zoom, 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 guardare dov'è la pupilla e discretizzare tre gesti. Guardo al centro, guardo a destra, guardo a sinistra. A quella distanza lì non riuscivo ad essere più preciso di così a qualunque luminosità, riuscivo comunque ad avere tre stati discreti. Per cui ho iniziato a lavorare con i gesture. Per me gesture vuol dire se entro 3 secondi hai guardato la telecamera, hai guardato a destra, hai guardato la telecamera e hai guardato di nuovo a destra, per me il gesto era volontario. Quindi tu vuoi muoverti a destra e parte la rotazione. Stessa cosa poi per la sinistra. Per andare in pausa si guarda la telecamera per 5 secondi, si accende una luce, in quel momento sei in pausa, hai l'occhio libero di guardare dove vuoi. C'è un altro gesture per rientrare ancora in modalità comando e quando si è in modalità comando, destra, sinistra, destra, centro, il sistema ruota. In tutto il sistema di computer vision è composto da 200 righe di codice. La parte più difficile è stato capire quale hardware utilizzare e anche le telecamere che abbiamo testato per tenere bassissimi i costi, perché l'obiettivo è quello che abbiamo sviluppato noi come FabLab e abbiamo impiegato un anno e mezzo per ottimizzarlo, è qualcosa che deve essere costruito molto vicino alla persona. Hai bisogno di continui feedback dai familiari e anche di test con la persona per capire se stai andando nella direzione giusta. Non può essere riprodotto e venduto su internet, o fatta assistenza remota o formazione ai familiari. Abbiamo bisogno che questo progetto qui venga preso da altre persone, da altri FabLab che poi se lo curano nelle loro zone, Bari, Napoli, dovunque ci sia, se sanno che esiste questo progetto ed entrano in contatto con persone che hanno queste necessità, sanno che qualcosa è stato sviluppato, che un team ci sta lavorando e magari riusciamo a riportare la nostra stessa esperienza anche negli altri posti. Credo che sia l'unico modo per cui questo progetto qui non sia servito solamente a un bambino, che già è tantissimo, perché ha fatto la differenza per lui fra essere passivo ed essere attivo. Anche le altre persone, quando vedono che lui attiva qualcosa, ti risveglia un po' la cosa, cioè lui sta portando l'attenzione a te, si è voltato per guardarti, quindi anche emozionalmente è molto importante. Se vi va bene, scendo un po' più nell'aspetto tecnico, siete più interessati all'aspetto umano o quello tecnico? Umano, senza tanto non vi vede la telecamera. Volete che approfondisco un po' l'aspetto di quello che è stata la mia esperienza con Matteo? Oppure scendo nelle parti tecniche perché così vedete se è qualcosa che potete riprodurre e vi interessa tecnicamente. Per il tecnico alzate la mano. Ok? Per invece l'aspetto umano, quindi per capire che cosa c'è stato sotto e poi magari eventualmente contribuire sotto l'aspetto umano. Tecnico vince leggermente l'aspetto umano, poi lo facciamo da me nella villa Ausili. Ok, allora, tecnicamente le telecamere, parto dalla telecamera. Telecamere testate, 500 euro di telecamere di tutti i modelli possibili trovate per capire quale fosse quella che mi prendeva un frame di buona qualità e me lo riuscisse a rendere nel formato che a me interessava nel più breve tempo possibile, in modo che anche gesti veloci dell'occhio fossero catturati. Io puntavo a 30 frame al secondo. La più performante è stata una telecamera da 20 euro della PlayStation, quindi neanche roba da computer, questa. Questa è PlayStation Eye, due fuochi. Lontano, vicino.
Serve per fare qualcosa tipo Pokémon Go quando ancora lo si faceva con la PlayStation, quindi giochi tipo realtà aumentata. Questa qui è USB 3. USB 3, questa qui riesce a darmi un frame ogni 7 millisecondi, frame al massimo della sua risoluzione ogni 7 millisecondi. Sotto Windows non funziona se non con un driver proprietario che ha scritto un ragazzo, ma che per 2 euro ti manda il file. Sotto Linux è plug and play. Però era grande, era troppo grande e troppo difficile da reperire in quanto non più in produzione. Si trovano fondi di magazzino, non potevamo basarci su quella. Quindi sì, tecnicamente è fantastica, ma non potevamo andare avanti. Logitech, 27 euro, questa è stata la scelta. Stata la scelta perché è molto piccola, alla fine la parte di telecamera è solamente questa, e l'ottica quando si smonta, già il vetro comprende anche l'infrarosso, per cui non devi agire sul CCD cercando di rimuovere la pellicola di antinfrarosso. E siamo partiti quindi con una telecamera 27 euro. Ora, dopo la telecamera dovevamo usare la computer vision. La computer vision si basa su delle librerie molto particolari che si avvantaggiano in accelerazione se ci sono le OpenCL. Le OpenCL sono dei sistemi per gestire le matrici e nella computer vision si fa tantissimo uso di questi. Quando abbiamo iniziato, il top di gamma era il Raspberry 1. Non ha le OpenCL in hardware. Funziona, ma fa molta fatica. Abbiamo testato. Raspberry 1 costa 35 dollari. Abbiamo iniziato a testare tutte le microboard che ci sono. La più interessante è un progetto italiano, nato in quel periodo lì. Questa l'ha realizzata uno spin-off dell'Università di Firenze, si chiama Udo. Al tempo in cui c'era Raspberry 1, questo era già un quad-core con 1 giga di RAM e aveva un Arduino 2 già a bordo. Quindi puoi installarci Linux e puoi comandare i motori tutto con la stessa board. Questa è wireless e ha le OpenCL 1.1, non full compliant, però comunque ci sono tutte le istruzioni che servivano per ricompilare OpenCV e ottenere l'accelerazione grafica. Progetto italiano fantastico. Fra l'altro è anche fanless, per cui tu la puoi mettere dappertutto e non ti curi di dover anche fare manutenzione alla ventola. Questo è il secondo pezzo del sistema. Ovviamente prima di arrivare a questi due qui abbiamo comprato praticamente di tutto, abbiamo comprato anche la Odroid, questa è ultimamente, questa è molto bella come scheda, 8 core, 2 giga di RAM, USB 3 già integrato, è con questa qui che questa preleva un frame ogni 7 millisecondi. Questo probabilmente sarà il futuro, però questa qui richiede una ventola, quindi è un po' rumorosa e avere una ventola dietro al collo, vicino comunque a te, che fa sempre rumore, secondo noi non era il caso. Dovevamo essere anche fanless, eravamo abbastanza stretti nelle specifiche. Dobbiamo funzionare senza fili, già ci sono i suoi fili, non aggiungiamo ne altri. I sistemi di Matteo funzionano tutti quanti per un limitato periodo di tempo, anche a batteria, però vuol dire che tolti tutti quanti i fili si può andare in giardino e andare in giro comunque senza nessun filo. Il nostro non doveva essere il filo che lo teneva chiuso in casa, per cui abbiamo dovuto trovare motori per la movimentazione che funzionassero a basso voltaggio e avessero molta molta energia per riuscire a muovere la ralla, quindi l'ingranaggio che stava sopra. Abbiamo iniziato con il tergicristallo della macchina. È un motore molto forte, fa poco movimento, però si sgranava. Era molto forte, ma con le leve in gioco non funzionava. Siamo passati ai motori per le stampanti 3D, i NEMA, quelli classici. C'è una letteratura immensa su questi motori, si riescono ad avere tutte quante le specifiche. Il problema è che la forza di torsione era tale per cui il problema tecnico era: io ho il motore collegato al piano di sopra. Se io volessi muovere il piano di sopra autonomamente, contemporaneamente anche il motore a cui è collegato si muoverebbe. E più ho ridotto i giri del piano di sopra con il motore, più al movimento del piano di sopra sto facendo far girare il motore. Per cui il motore mi
mi rema contro, è qualcosa di difficile da muovere, tipo una dinamo della bicicletta. Avevamo bisogno di motori molto grossi e molto potenti che praticamente non hanno adesso bisogno di motoriduzione in modo da rendere fluido il movimento della parte sopra. Ce li ha regalati, è una pubblicità che mi sento di poter fare e rischiare, la Wasp di quelli che producono le stampanti. Loro hanno fatto una mega stampante alta 12 metri, mi sembra. I motori di quella stampante lì, quelli con cui hanno testato i motori adatti, tutte le rimanenze ce le hanno date noi, hanno detto testate con questi qui. Abbiamo trovato un motore abbastanza potente fra i motori che loro ci hanno dato. E fra l'altro ce ne hanno dati anche tanti per fare eventualmente anche i prossimi prototipi, perché comunque sono difficili da trovare. Quindi la parte di meccanica è stata gestita. Avete domande? Non so, qualcosa che vi incuriosisce? Non è tanto perché voi usciate dal di qui e lo facciate lì di fuori, è quanto più è perché si scopre un po' tecnicamente quanto è stato fatto e dove stanno le difficoltà, dove si annidano i problemi, un po' per condividere la mia esperienza con voi, se poi ci sono degli elettronici in alcuni momenti rideranno anche perché abbiamo fatto delle cose incredibili. Ok, allora, il sistema gira in questo momento. Gira ma non può girare sempre, perché comunque è fatto con dei fili e quindi avevamo bisogno che questi fili non si avvolgessero attorno all'unico perno centrale, quindi doveva in qualche modo fare un certo numero di giri e poi fermarsi e poi poter girare dall'altra parte. Quindi era necessario un fine corsa che contasse i giri e dicesse al computer: guarda, sei arrivato in fondo, il filo è tirato, non girare ancora da quella parte lì, ma gira dall'altra parte. Non... In questo momento mi sarebbe stato utile il computer. Va bene, vado avanti lo stesso. Quindi abbiamo il sistema, i motori, braccio che punta alla telecamera. Lo diamo a Matteo, lo testa un po', c'è un'enorme difficoltà nella telecamera a puntare l'occhio. Questo perché a 30 cm con un po' di zoom, se già chi l'andava a posizionare stava un po' più a destra o un po' più a sinistra, la telecamera semplicemente nemmeno vedeva Matteo, ma stava vedendo un oggetto da un'altra parte. E quindi abbiamo dovuto dare un feedback alla persona che punta la telecamera. Quindi abbiamo montato un monitor per permettere più o meno di capire dove la telecamera sta puntando. Grazie a questo monitor e riusciamo a dare anche altre informazioni all'utente, tipo se è arrivato a fine corsa o ci sono questi determinati problemi. E il sistema, quindi, da quello che avevamo disegnato, in realtà è diventato con una staffa per la telecamera, una staffa per il monitor, batterie posizionate in altro modo, si evolve continuamente nel tempo. Alla fine l'abbiamo consegnato così, l'hanno provato, perfetto. Pensiamo alla versione 2. La versione 2 deve essere ancora più facile da utilizzare. Più facile da utilizzare vuol dire che praticamente la telecamera non deve essere lontana, non ci deve essere la presa di mira dell'occhio da parte della persona che lo accudisce, anche perché di solito sono le infermiere non, con la tecnologia non necessariamente sono familiari, per cui questo dispositivo strano è visto come una complicazione in qualche caso. Se la cosa funzionasse in maniera trasparente sarebbe fantastico. Più chiediamo competenza a chi lo utilizza e più la cosa diventa problematica. E allora ripensiamo alla telecamera. Ripensiamo alla telecamera e ho scoperto che su internet esistono delle cose che chiamano endoscopi, costano 12 euro, funzionano sia col computer che con qualunque telefono. Questa è una telecamera, solamente la parte finale. 2 megapixel e fra l'altro ha anche una corona di LED che illuminano. Con questa qui piazzata a questa distanza, io avrei tutto quello che mi serve, spendendo pochissimo, senza dover neanche modificare nulla. E a questa distanza è facile non mancare l'occhio. Ok, hanno acceso la Tesla forse per quello che si è ricaricato. Allora, ok,
Va bene, ah no, mi serve già. Ok, questo mi avrebbe aiutato nella parte dei motori, però, della telecamera. Fra l'altro, quello che ci torniva le cose mi ha detto, noi abbiamo il problema di, ok, ma come facciamo a fare in modo che la telecamera arrivi sotto l'occhio e che poi non si muova? Perché comunque c'è un movimento, si monta sopra dei fili, si passa sopra diverse cose. E ho detto, ma guarda, usa quello che uso io per buttare il liquido refrigerante nel tornio, che quello lo muovi come ti pare, ma quando l'hai fermato, l'hai fermato. Questo è un prodotto di alta tecnologia, è quello che butta il liquido refrigerante nell'utensile del tornio, ed è perfetto perché sta fisso, punti dove vuoi, e lui sta lì, è la sua funzione. Era anche cavo, passa il filo, fantastico, a volte avere le conoscenze giuste. Ok, quindi nella prossima versione ci sarà probabilmente quella telecamera lì che sarà molto più facile da puntare. Oppure un'altra strada che abbiamo preso, visto prima che parlavo della computer vision e di quanto si sta investendo, esiste questa. Questa telecamera qui ha già la computer vision scritta nei chip. Quindi questa qui è già in grado di fare riconoscimento oggetti. È una telecamera che costa meno di 100 euro, 5 megapixel, serve per fare i robottini che giocano a calcio. Lei nasce così, riconosce oggetti tondi, riconosce l'oggetto tondo di quel colore lì e ti dice dov'è il centro di quell'oggetto. Se tu sai quanto era grande l'oggetto, ti calcoli anche la distanza. Cambiando il firmware di questa, invece che fargli riconoscere un oggetto tondo, gli puoi far riconoscere un occhio e l'oggetto tondo poi dentro. Pupilla, e lei, quindi senza computer, senza altre cose, con meno di 100 euro in hardware, quindi robustissimo, velocissimo, ti dà la posizione dell'occhio. Dissaldando la parte della telecamera e portando fuori solamente la telecamera, tutto il resto della basetta se ne è spostato in un'altra parte. Abbiamo un sensore oculare perfettamente funzionante. L'ho già testato, funzionerebbe perfettamente funzionante. E qua da X e Y di dove si trova il centro dell'occhio. Quindi l'hardware c'è, si stanno facendo enormi passi da giganti, ma in direzioni completamente diverse da quelle dell'ausilio dei disabili. Questo qui è fatto per fare i robottini. Vabbè, questo qui non lo dico neanche. Come dicevo prima, noi abbiamo discretizzato solamente tre gesti, centro, destra e sinistra. In qualche caso ci sono dei falsi positivi. O rendi la combinazione molto complessa, è difficile da riprodurre, oppure se stai semplice, guardandosi in giro può capitare di innescare un comando. Quindi già avere una possibilità in più, in serie a questo comando qui, un impulso in più potrebbe eliminare i falsi positivi. E l'impulso in più potrebbe venire dal cervello. Questo qui è un dispositivo nato per chi va a fare cosplay e si veste da gatta, nello specifico. Ed è un caschetto che legge le onde cerebrali. Molto semplice da usare. Questo è fatto per una persona che non è un tecnico, è una ragazzina che vuole andare a muovere le orecchie in giro. E quindi è una cosa che non richiede taratura particolare. Plug and play, te lo metti, lo accendi, si tara un attimo sul tuo cervello e in base a quello che tu pensi, lui muove le orecchie. So che volete che lo faccia, vero? Volete che lo faccia? Ovviamente. Siamo qui apposta. Esatto. Ci si deve un po' addestrare, però, visto che in realtà richiede solamente due contatti col corpo, uno qui e uno sul lobo dell'orecchio. Fra l'altro ieri uno di voi, non so, no, non è presente adesso, mi ha detto che lui l'usa al contrario. Capovolto, leggendo sulla corteccia cerebrale nella parte di dietro, in realtà catturi la parte visiva del cervello, quella collegata al visivo, invece che quello collegato alle emozioni. Per cui è più facile poi addestrare, il suscitare emozioni attiva questo. Immaginare colori attiverebbe quell'altro. Probabilmente la tecnica di immaginare colori o comunque essere legati a qualcosa di visivo è più semplice da utilizzare. Comunque basta, bando alle ciance, iniziamo a fare le cose serie.
Allora, fai un primo piano anche, ovviamente. In questo momento qui sta trovando i rumori di fondo del mio cervello, diciamo così. C'è tanto rumore. Mette un po'. Ok. Se vedete le orecchie, adesso è tarato. Se vedete le orecchie che si abbassano, è relax. Se vedete le orecchie che si alzano, è forte emozione. Se vedete le orecchie che ondeggiano così, è più o meno normale. Qualcuno di abbastanza rilassato. Ora io non ho feedback di come sono. Come sono le orecchie? Giù. Ok, sono rilassato, quindi vado bene. Sono su. Ecco, ok, infatti volevo anticipare, purtroppo c'è questo problema qui, che tu pensi di dire adesso penso a quella cosa lì, non fai tempo a dirle quelle orecchie già te l'hanno detto, e poi dopo volevo dirvi, adesso penserò a, ma il fatto di averci pensato è un po' come l'elefante, non pensare all'elefante, tu stai pensando all'elefante. Adesso penso all'elefantessa. Ok, è abbastanza facile da fare, ovviamente a noi serve solamente discretizzare un paio di stati, però se riuscissimo a mettere anche questo sistema qui, oltre a destra e sinistra, un minimo di concentrazione per avere un certo stato, avremmo un segnale in più che si mette in coda e avremo molti meno falsi positivi o addirittura più comandi. Oh, grazie. Ok. Che cosa poi si può fare? Una volta che avevamo comunque un computer che leggeva gli occhi, un Arduino collegato e tanta voglia di fare, ci siamo dati intorno e abbiamo pensato, ma con un Arduino e con un computer noi possiamo comandare tante cose, non solamente il motore che sta sotto. Potremmo ad esempio comandare la televisione tramite gli infrarossi, comandare le alzate e abbassate le tapparelle perché in casa hanno le tapparelle con l'infrarosso. O comunque anche cambiare canale, cambiare volume, cioè tutto quello che si può comandare con l'infrarosso. Quindi i gesture degli occhi sono aumentati, è diventato a pagine. C'è la pagina verde dove tu facendo certi gesti ti muovi a destra e a sinistra. Se tu fai un certo gesto, cambi di pagina, vai nella pagina rossa. Dal di qui, facendo gli stessi gesti, stai accendendo e spegnendo la televisione. E quindi andando per pagine diverse, anche se abbiamo pochi stati, cambiando le pagine, quegli stati lì poi li utilizziamo per comandare l'infrarosso, comandare la televisione, la radio e quindi in realtà stiamo già iniziando a costruire di più con quel poco che abbiamo fatto. Abbiamo in un certo senso questo discorso del centro, destra, sinistra è un framework per noi. Noi partiamo da quello lì e poi iniziamo a guardarci intorno a che cosa si può fare. Vi dico. Cos'è successo? Ok, qui diciamo che lo stato dell'arte del progetto è questo qui. Stiamo lavorando per estrapolare i dati della seriale da questo. Esiste già un progetto per farlo su Instructable. Stiamo lavorando per trovare un modo per rendere facilmente utilizzabile questa e questo. Però continuiamo comunque a vederci con Matteo sempre, anche quando mai non abbiamo niente da portargli come cose nuove. Una cosa molto bella che mi è successo intanto che ero lì con Matteo, e questo parlo da nerd, geek, programmatore, è stato che c'era la sua cuginetta poco tempo fa, 9 anni, stessa età. Il gioco fra Matteo e la sua cuginetta era quello che lei disegnava delle cose e poi le faceva vedere a Matteo, e Matteo con i gesti degli occhi diceva mi piace, non mi piace, cos'è quella cosa lì. E ho detto, vabbè, ma se andassimo in casa io sono andato in casa. E dal computer del puntatore oculare di Matteo ho installato Python e ho costruito 100 righe di codice. Come sono bravo, in 100 righe faccio di tutto. Datemi 100 righe di codice, no, datemi 100 righe di codice e faccio di tutto. Il Pong, racchetta destra, racchetta sinistra, pallina che rimbalza in mezzo. La racchetta di sinistra, collegata al sensore oculare, legge poi la posizione del mouse. Semplicemente mi interessa solamente la posizione del mouse. Matteo guarda in alto, la racchetta va in alto, dovunque guarda Matteo in alto e in basso, la racchetta si sposta. La sua cugina invece con la tastiera alto e basso per la pallina.
modificato la regola del gioco perché mi sembrava più avvincente. Vince chi tocca la pallina, non chi fa perdere l'avversario. Ogni volta si gioca in due, parte la pallina, io la tocco, faccio un punto, tu la tocchi, fai un punto. Il gioco era praticamente di riuscire a toccare la pallina, non di far sbagliare quell'altro. Ma è solamente una questione mia di approccio. E Matteo ha vinto la partita 3 volte. Cioè, sua cugina si è fatta battere da Matteo per 3 volte. Per la prima volta, quindi, Matteo era partecipe anche per la sua cugina. Aveva delle competenze, la metteva in castigo delle volte. Cioè, la cosa si era fatta agonistica ad un certo punto, abbiamo dovuto spegnere. Dopo mezz'ora più o meno di gioco, ho detto ok, va bene, basta che voi ti stanchi anche. E pensare alla cosa, avere le competenze per farlo, banali, sinceramente. E la persona giusta a cui questa cosa qui serve. Secondo me, chi ha competenze particolari, se incrociasse le persone con esigenze particolari, potrebbe trarre enorme soddisfazione dai suoi skill, vederli veramente utilizzati per qualcosa di utile. Concludo qui il talk e per quelli che vogliono, vi lausili, vi faccio vedere tutto il resto, vi vedo i sorgenti. Grazie a tutti.